Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Lo scopo del verso cui la frase converge è produrre. Il chicco, se muore, produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio, non è il morire, ma il produrre molto frutto buono. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, che è il dono di sé. Il chicco offre al germe il suo nutrimento, e quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta, ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. Questo seme deve arrivare alla mia vita. Ecco perché arriva la Pasqua, perché bisogna che si rinnovi questa esperienza di chi muore dentro la mia vita per darmi qualità, per darmi una novità di vita, un modo di essere in comunione con gli altri, di modo che io non viva come un solitario, non viva l'individualismo radicale, ma che io mi apra e sia capace di fare questo perché qualcuno ha seminato in me questa nuova natura.